Si è appena concluso il primo appuntamento di Inside Xbox dedicato a Series X. L'episodio di Xbox 2020, come promesso, si è concentrato sul supporto delle terze parti e sulla Smart Delivery, una delle feature più interessanti che arriverà con la next gen di Microsoft. E che dire al riguardo? Sebbene io sia stato un grande sostenitore delle politiche Microsoft degli ultimi anni, secondo me questa presentazione è stata un mezzo disastro, un passo falso arrivato forse nel momento più sbagliato di tutti. Prima di vedere il perché, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. E visto che ci siete, premete F in chat per Microsoft. Iniziamo! Questo Xbox 2020 è un palese esempio di idea vincente realizzata in modo pessimo. E non mi riferisco ai set improvvisati con green screen casalinghi, dettati per forza di cose dal momento storico in cui ci troviamo, ma proprio al contenuto deludente mostrato durante la presentazione. Questo perché purtroppo quanto promesso da Microsoft si è avverato solo in parte. Si sono visti i giochi, circa una quindicina, e si è parlato di Smart Delivery, una conferma importante per l'utenza Xbox. Peccato però che di gameplay si sia visto ben poco. Se la presentazione di oggi doveva essere la porta di accesso alle potenzialità della next gen, beh, qualcuno si è dimenticato di portare le chiavi, perché non c'è stato un singolo momento che trasmettesse veramente il senso di salto generazionale. Di base la comunicazione è stata errata, perché sebbene possiamo presumere i trailer fossero tutti costruiti con i motori di gioco, la sensazione è quella di aver visto più dei concept trailer che del gameplay effettivo. Non ha aiutato poi il fatto di aver puntato tutto solo su un unico grande nome di richiamo, quello di Assassin's Creed Valhalla, e di aver lasciato il lavoro sporco a produzioni medio-piccole, che possono andare a colpire o meno i singoli utenti, ma difficilmente riusciranno a destare l'interesse del grande pubblico. Insomma, secondo me la presentazione ha sortito l'effetto opposto a quello desiderato, con titoli in stato embrionale, o magari il cui sviluppo è stato riconvertito strada facendo per approdare anche su Series X. La Smart Delivery, più che permettere la retrocompatibilità, sembra aver legittimato l'approdo ottimizzato di titoli old gen su hardware di prossima generazione, andando a depotenziare enormemente quello che doveva essere il primo impatto con la lineup di Series X, e non ha aiutato per niente essersi presentati con un nulla di fatto su Assassin's Creed, un breve filmato col motore di gioco montato in modo da sembrare poco più di un teaser trailer, una delusione cocente per chi si aspettava qualcosa di concreto sul nuovo titanico sforzo di Ubisoft. Il problema è questo. Che senso ha avuto fare un direct del genere se il materiale a disposizione era questo? L'errore di comunicazione rischia di ritorcersi pesantemente contro Microsoft, che fino ad ora è stata impeccabile nella sua comunicazione e rispetto a Sony ha sempre dimostrato di avere le idee chiare. Con un primo episodio così moscio si vanno ad abbassare radicalmente le aspettative per i prossimi appuntamenti mensili, quando in realtà sarebbe bastato pochissimo per salvare la faccia. Magari la casa di Redmond avrebbe potuto invertire l'ordine degli appuntamenti, partendo da subito con una puntata monotematica dedicata ai titoli first party, per poi riproporre più in là i third party meno esplosivi, magari dando agli studi di sviluppo la possibilità di portare qualcosa di più concreto. Viene da chiedersi quindi quanto sia convenuta una mossa del genere a Microsoft, che ha scatenato una reazione tutt'altro che entusiasta da parte dei fan. Forse allora, quando si ha poco tra le mani, il silenzio di Sony è la strategia migliore da adottare. Microsoft ci ha messo la faccia, è vero, ma quando ci si espone così tanto non si possono fare errori del genere, soprattutto se si parte da una condizione di svantaggio significativa, a differenza dell'azienda giapponese che dalla sua ha un brand in ottima salute e anche con il solo annuncio di un logo è in grado di catalizzare l'attenzione di tutti quanti. Ma queste sono solo alcune considerazioni a caldo, sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate voi poracci. Avete avuto le stesse impressioni o siete soddisfatti di quanto mostrato? Ci sono titoli che hanno catturato la vostra attenzione? Vi aspetto nei commenti. Intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, senza gameplay, ciao!